Buonasera a tutti, questa sera siamo qua per fare un video molto importante in quanto riguarda la preparazione delle femmine. In tanti mi chiedete, o mi hanno chiesto soprattutto l'anno scorso, che hanno avuto delle femmine che hanno fatto delle uova o con il guscio molle, oppure hanno avuto la ritenzione dell'uovo, oppure hanno avuto altri problemi, diciamo, durante la fase della riproduzione. Quindi, per ovviare a questo problema, ovviamente se le canarine non hanno problemi di salute, è molto molto importante integrare l'alimentazione con dei sali minerali. Quest'anno abbiamo scelto questi in quanto sono dei sali minerali nuovi. E sono praticamente i Chemisal che fa la Chemevit. Sono dei sali minerali completi che servono appunto per favorire il guscio duro, avere un buon guscio nelle femmine. Inoltre sono utili per la crescita dei pulli a livello proprio scheletrico, sono indispensabili. Mi raccomando, anche se non utilizzate questi, ce ne sono sul mercato diversi, quindi anche se non utilizzate questi, io vi consiglio di utilizzare già da adesso, che siamo a un mese prima delle precove, di mettere nel bastoncino questo prodotto o uno simile, in quanto l'integrazione con i sali minerali per le femmine è molto molto importante, sia anche per mantenerle poi in salute durante tutta la fase di riproduzione, in quanto le femmine poi dovranno deporre le uova per almeno due volte, alcune volte le fanno tre o quattro volte, quindi ecco, si parla di tre o quattro mesi di attività delle canarine durante la riproduzione. Serve questa integrazione che è indispensabile. Questo prodotto lo trovate online, lo trovate anche sul sito del mio caro amico Filippo Dattola, www.lacasadelcanarino.it. Vi ricordo che Filippo, oltre ad avere questo negozio online, è un grandissimo allevatore, campione italiano, campione anche a Reggio Emilia, quindi si tratta di una persona anche esperta a livello ornitologico e che sa anche consigliarvi per altre cose. Volevo anche, perché ci stavamo trovando, il mio collaboratore Carlo stava chiudendo i semi che abbiamo preso, ecco, dal nostro amico Gianni Cassetta. Qua abbiamo preso il girasole, quello grande, l'abbiamo preso per il nostro pappagallo e l'abbiamo chiuso anche in sacchettini che poi sotto vuoto, che conserveremo per tutto un anno. Abbiamo preso anche il girasole micro. Vi ricordo, per chi volesse prenderlo, che per le pastonate è eccezionale, in quanto è veramente micro, ci sono dei pezzettini, come potete vedere, veramente piccoli, quasi quanto un chicco di scagliola. Abbiamo preso anche la scagliola per i nostri cardellini, e che anche questo l'abbiamo messo nelle bustine sottovuoto. Gianni mi ha detto si conserva anche benissimo nel sacco, ma noi abbiamo la macchinetta, abbiamo le bustine, quindi diciamo così è un metodo più sicuro. Può restare chiuso così anche due anni, perché è stato raccolto fresco adesso e si sente un profumo incredibile. Niente, vi auguriamo una buona serata e speriamo sempre che i nostri consigli vi tornino utili. Per quanto riguarda l'integrazione di questo prodotto, perché ho dimenticato, lo potete mettere o nel bastoncino secco sempre, da adesso fino praticamente alla muta, io non li do solo durante poi l'estate inoltrata, si usa 20 grammi per chilogrammo, c'è un misurino dentro, ecco, si mettono tre misurini colmi, colmo significa ecco pieno così, quindi metterete tre misurini ogni chilo di bastoncino secco, quando fate la pastonata ogni chilo di pastonata, e questo vi risolverà il problema delle uova con guscio debole. Fate attenzione quando aprite la confezione, perché il misurino è messo proprio sotto, quindi dovete cercare di scavare con qualcosa per trovarlo, e consiglio alle ditte produttrici di questi prodotti che potrebbero semplicemente mettere il misurino, ecco. Questa è un'idea che mi è venuta a me questa sera, basterebbe qua una piccola un piccolo buchino per inserire poi il misurino e lasciarlo proprio nel tappo, in modo che quando uno chiude la confezione il misurino ce l'ha a portata di mano senza che va a finire dentro proprio la polvere. Grazie a tutti e buona serata.